Mi fa piacere dare a tutti il benvenuto. Io sono Livia Frescobaldi e quindi do il benvenuto a tutti per questo primo webinar dell'Associazione Amici di Doccia, che io ho l'onore di presiedere e che quindi inaugura una nuova stagione anche con questo sistema virtuale. E do il benvenuto ai soci, quindi amici che ci sostengono già da anni nelle nostre varie attività. E il benvenuto a tanti anche persone che io ho l'occasione di incontrare per la prima volta. L'incontro di stasera, come sapete, è dedicato alla mostra che è in programma al Museo di Mondovì a partire da fine maggio. E, si tratta quindi di una mostra dedicata alle ceramiche d'arte e alla produzione industriale della Richard Ginori, che sono stati proprio il binomio che hanno permesso questa espansione del più grande colosso ceramico italiano, nel periodo che va fino agli anni 70 del Novecento. L'idea era, in occasione del decennale, di mettere insieme le più importanti, o almeno le, se non tutte, ma citare le diverse produzioni della manifattura Richard Ginori in un'unica mostra e di dedicarle un catalogo che prendesse in esame a 360 gradi questa produzione con esame, come diceva anche prima Livia, di personaggi o personalità ceramiche, artistiche non ancora conosciute, come per esempio, vi illustrerà più avanti Stefania Cretella, quella di Giuseppe Scioli. Una celebrazione di un momento di arrivo, no? 10 anni di un museo, che è un museo giovane perché ha una storia breve, in una manifattura invece piuttosto antica, perché è iniziata agli inizi del XIX secolo, in un museo bellissimo perché è un antico fabbricato, o meglio abitazione, con un'impronta settecentesca nel suo interno e poi rifacimenti ottocenteschi, che è stata sapientemente conservata e ospita oggi soprattutto la collezione Levi Baggioli, che è alla base della costituzione di questo museo, con una donazione Levi, che è stato l'ultimo, diciamo, direttore della manifattura e ha voluto istituire a Mondovì questo museo donando tutta la sua collezione. Quindi abbiamo voluto con questo evento partecipare e onorare, diciamo, questo anniversario. Giuseppe Scioli, infatti, è un artista che sicuramente ha avuto un grande impatto sulla cultura e sulla produzione ceramica del Monregalese. E questo si capisce anche dagli articoli che sono stati scritti nel corso della sua attività, diciamo dal 1927 in poi. E il titolo dell'articolo, del saggio che è contenuto in catalogo, che è lo stesso che vedete a schermo in questo momento, sottolinea quanto venga riconosciuta una capacità pittorica di altissimo livello allo Scioli. La citazione è una frase di Raffaello Giolli, che è stato uno dei grandi critici italiani degli anni 20 e 30, ed è proprio grazie a lui che abbiamo le prime informazioni, quindi la prima informazione certa dal punto di vista della bibliografia risale al 1927. Prima di questa data non si sapeva assolutamente nulla. E quindi è stato fondamentale proprio il lavoro d'archivio. Incomincio da questa immagine che mi rendo conto non è per nulla accattivante come immagine di partenza, però è anche vero che è la parte iniziale della vita di Scioli stesso. Si tratta infatti dell'atto di nascita che ci ha consentito non soltanto di collocarlo cronologicamente in maniera precisa, la data di nascita ufficiale è 2 febbraio 1899, ma anche di risolvere alcuni problemi legati alla sua formazione e alla sua origine anche territoriale. Scioli infatti nasce a Pian della Valle, una frazione di Mondovì, quindi è legato al territorio all'interno del quale poi lavorerà, ma sappiamo anche, grazie a questo documento, che il padre Gioacchino era uno scultore che lavorava a Mondovì e quindi
nasce e cresce in una situazione familiare che agevola lo sviluppo e la creatività e l'interesse per le arti. Oltre a questo, è venuto fuori facendo ricerche proprio su Gioacchino che il padre insegnava e poi si è occupato anche della direzione nell'Istituto d'Arti e Mestieri di Mondovì. A quel punto ho ipotizzato che anche Giuseppe abbia frequentato questo istituto e in effetti, grazie alla collaborazione dell'attuale preside dell'istituto, è stato possibile riportare alla luce le pagelle del giovane Giuseppe Sciolli che tra il 1910 e il 1912 frequenta la scuola. Durante questi 2 anni studia non soltanto le materie classiche, italiano, storia, geografia, matematica, eccetera, ma si dedica anche allo studio del disegno descrittivo e della plastica. Quindi lavora sia come provetto pittore sia come plastificatore, quindi mettendo in campo entrambe le competenze che poi gli saranno utili negli anni a venire. Dopo questa notizia però noi non abbiamo più altre informazioni relative alla sua biografia, fino appunto al 1927, quando, come vi dicevo, troviamo questa informazione all'interno dell'articolo che Jolly dedica alla manifattura Richard Ginori in occasione della Biennale di Monza del 1927. Quindi deve essere successo qualcosa in questi anni che hanno consentito a Sciolli di affinare le sue doti tecniche e le sue capacità artistiche e inventive, tanto da arrivare nel 27 a esporre alla una delle più importanti vetrine internazionali dedicate alle arti decorative, esponendo un vasto campionario di oggetti prodotti all'interno della sede di Mondovì della manifattura Richard Ginori. L'ipotesi che ho quindi proposto è che la sua attività sia iniziata per la manifattura nel 1926, cioè l'anno precedente. Perché? Perché noi non abbiamo informazioni di Sciolli nel 25, alla biennale precedente, e difficilmente avrebbe potuto fare questo tipo di lavoro nei mesi del 27 precedenti all'apertura. Quindi gli è stato necessario almeno un anno di prove, di lavoro, di progetti per poi mettere in pratica questi disegni sulle ceramiche, sulle terraglie che sono state poi presentate. Il campionario, lo vedete, è molto ricco, molto vasto, anche se si tratta di un'immagine sola di quello che era stato poi esposto. È un'immagine d'archivio, di repertorio, si trova all'interno dell'archivio fotografico della Triennale di Milano, in quanto le Biennali di Monza poi si sono trasformate a partire dal 1933 nelle Triennali di Milano che ancora oggi in qualche modo sopravvivono all'interno del Palazzo dell'Arte. Il repertorio, lo vedete, è molto vario nelle forme. Abbiamo vasi, piattini, piccole ciotole, comunque legate a un'oggettistica, quindi a una sezione, a un settore di oggetti decorativi ed uso al contempo. È interessante anche notare il soggetto che viene di solito proposto sulla superficie di queste terraglie. Il tema prediletto da Sciolli è sicuramente il tema agreste, contadino, legato a una visione campestre della vita quotidiana fatta di piccoli gesti, di piccole attività. Vi sono contadini al lavoro, donne che si occupano dei figli, passeggiate tra coppie nel bosco o intorno a degli piccoli ruscelli, picnic all'aria aperta, quindi è proprio la vita della campagna. Anche dal punto di vista della decorazione pittorica, quindi del modo in cui queste scene vengono rese, Sciolli dimostra fin da subito, fin dalle opere del 27, una grande padronanza e anche una grande autonomia nel linguaggio, pur sempre consapevole di ciò che veniva prodotto contemporaneamente a lui. In effetti, guardando questo tipo di vasi, questo è un vaso con contadino, ricordiamo e riconosciamo per certi versi alcune suggestioni delle figure pontiane e della pittura contemporanea. In particolare in questo caso potete vedere quanto la figura dell'uomo sia in qualche modo scomposta
in elementi quasi di carattere geometrico, che rendono affusolato, quasi come se fosse un manichino, la figura, con queste linee curve che definiscono le varie parti, e vediamo anche quanto sia particolare la tecnica pittorica. Delinea ogni parte con una sottilissima linea scura e poi va a rinforzare questa struttura geometrica con una linea di contorno marcata che riprende con una temperatura di colore più scura la scelta cromatica che invece poi utilizza all'interno della forma stessa. Un altro dato interessante è il modo in cui Scholli rende lo spazio circostante alla figura. Noi vediamo infatti la figura in primo piano appoggiata a un suolo molto sottile che occupa uno spazio piuttosto ridotto e intorno a lui gli elementi di contorno, gli elementi accessori. Ma manca completamente un senso di prospettiva, di profondità. È tutto schiacciato sul primo piano, è come se fosse un disegno su un foglio di carta che viene applicato sulla superficie del vaso. Questo modo di pensare e immaginare la composizione e lo spazio muterà negli anni a venire ed è questa una delle cifre che denota la sua capacità poi di migliorare, di modificare il linguaggio anche confrontandosi con la produzione ceramica e pittorica contemporanea. Nel 1930 la manifattura riparte e si ripresenta con un nuovo campionario alla Triennale di Monza del 30. In questo caso la pubblicità più importante e più interessante che viene fatta a Scholli la si può rintracciare nelle pagine di Domus, rivista non a caso diretta da Gio Ponti, che dedica all'artista una pagina intera con tre immagini fotografiche che mostrano appunto il cambiamento rispetto a 3 anni prima. I soggetti sono gli stessi, però sicuramente potete notare già da questa immagine in bianco e nero una maggior definizione, una maggior attenzione per il dettaglio. Interessante vedere cosa Ponti scriva a corredo di queste immagini, definendo Scholli un artista ricco di vena sincera. Ed è infatti proprio questa sincerità nei soggetti rappresentati che continua a dominare nella produzione artistica di Scholli. Questo che vedete è un piccolo vasetto che tra l'altro potete vedere e riconoscere nella stessa immagine d'epoca, quindi è lo stesso esemplare che è stato poi proposto all'esposizione del 30. Il tema è molto intimo, è una sorta di maternità. Vediamo la donna seduta su un piccolo sgabello molto semplice che sta cullando il bambino ormai addormentatosi nella culla. Dal punto di vista della composizione vedete quanto è molto più complessa rispetto al vaso precedente. Prima di tutto siamo in un interno domestico e abbiamo un'idea di profondità spaziale. Non è naturalmente costruita secondo gli standard e i dettami della prospettiva rinascimentale, ma sicuramente il senso di maggior volumetria lo possiamo concepire e percepire non soltanto dalla linea del pavimento che stacca rispetto alla parete, ma anche dal modo in cui è orientata la culla e dal modo in cui la madre interagisce con essa. A questo si deve aggiungere una visione della figura umana più monumentale rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza. È una forma piena, compatta, che mantiene sempre quest'idea di una scomposizione e semplificazione delle forme, ma perde quel tratto grafico scuro che abbiamo visto in precedenza per mantenere una più delicata linea scura di contorno, sempre cromaticamente affine al colore principale della parte interessata, che permette di definire i particolari e i dettagli senza però una sovrabbondanza decorativa. Questo tipo di produzione venne poi utilizzata dalla manifattura per pubblicizzare la produzione di Mondovì all'interno del catalogo generale delle ceramiche della Richard Ginori. Questa pagina in particolare è proprio dedicata alle ceramiche dolci su disegno di Giuseppe Scholli. E qui potete vedere non soltanto vasi e coppe con
figure femminili molto simili a quella che abbiamo appena visto, ma anche il tema del paesaggio, quindi senza la presenza di figure umane, e ancora il tema del disegno geometrico, che riprende naturalmente alcune invenzioni di Ponti, rendendole però più semplificate nella resa pittorica. Sempre degli stessi anni, che mostrano anche qui l'evoluzione del linguaggio di Sciolli, vi sono tutta una serie di piatti, di grandi piatti da parete, sempre con i medesimi temi, quindi il tema, ad esempio in questo caso, del contadino addormentato che sta sognando l'abbraccio con la propria amata. Dimostra una padronanza della superficie a disposizione, la capacità di mettere insieme due scene contemporaneamente senza che queste si vengano a sovrapporre, ma rendendo perfettamente leggibile, con l'espediente di questa nuvola che va a dividere la realtà dal sogno, le due componenti. Interessante è anche questo piatto, perché mostra una ironia molto pungente da parte di Sciolli. Quello che vediamo infatti è una donna molto simile a quella che abbiamo visto prima, intenta cucinare, ma dal tegame fuoriesce il pollo che sta cucinando, evidentemente ancora vivo, che porge alla donna un biglietto con scritto buon cibo e buona salute, quindi quasi un augurio dal gallo morente verso coloro che poi andranno a cibarsi dello stesso animale. Qui anche potete vedere, proprio nella più semplice composizione, l'attenzione per il fondo, per il luogo all'interno del quale avvengono gli episodi narrati. Concludo la serie dei piatti, poi vi mostro ancora un ultimo pezzo per chiudere il discorso, mostrandovi questo piatto che fuoriesce dagli schemi che abbiamo visto fino a questo momento. È un piatto raffigurante un uomo ubriaco in abiti molto eleganti, lo vedete con la giacca, il papillon e il cappello a cilindro, con un annullamento a questo punto del paesaggio circostante. Abbiamo una concentrazione, un focus solo sulla figura che occupa quasi interamente il cavetto del piatto. C'è una sintesi anche cromatica, è un'opera in bicromia che sfrutta il fondo bianco per aggiungere un ulteriore elemento cromatico. E vediamo questa figura che non riesce più ormai a reggersi in piedi, si chiude su se stessa e tiene in mano ancora la bottiglia e il calice, mentre il cappello ormai è caduto per terra. Cosa mi interessa di questo piatto? Non soltanto il tema particolarmente originale rispetto alla sua produzione standard, non soltanto il modo in cui riesce a rendere perfettamente l'idea dell'ebbrezza dell'uomo raffigurato, ma quello che secondo me appare ancora più interessante è il rapporto esistente tra questo piatto e la scultura ceramica prodotta dalla manifattura Lenci su disegno di Sturani, raffigurante anche in questo caso un ubriaco con bottiglia e calice e tuba gettata per terra. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente Sciolli aveva una visione molto aperta sulla contemporaneità, non conosceva soltanto la sua realtà, la realtà interna alla manifattura, ma conosceva anche ciò che veniva prodotto dalle altre case produttrici e quindi sicuramente in qualche modo deve essere entrato in contatto con questo tipo di scultura, perché vedete la familiarità è troppo stringente per essere casuale, soprattutto perché appunto esce fuori dai suoi canoni, dai suoi standard pittorici. Dopo l'esposizione del 30, noi sappiamo, grazie a un piccolo riferimento all'interno di una rivista, che Sciolli partecipò anche alla Triennale di Milano del 1933. Non sappiamo però cosa espose, perché non abbiamo fotografie di dettaglio del repertorio della Richard Ginori che possano essere associate al suo modus operandi, e quindi quella l'ultima notizia certa di Sciolli all'interno della sede di Mondovì. Dico questo perché poi di lui si perdono le tracce fino agli anni 40. Nel 1940 su Domus appare un articolo dedicato alla Richard Ginori, e tra le immagini riprodotte di opere prodotte in questa fase
compare questa natura morta, che viene indicata in didascalia come opera di Giuseppe Scioli. È qualcosa di completamente diverso da quello che aveva fatto fino a questo momento. Non è un oggetto d'uso, non è una decorazione pittorica, ma è una scultura a tutti gli effetti, raffigurante una natura morta di pesci e frutti, con uno stile plastico che ovviamente, non avendo confronti con altre cose fatte in precedenza da Scioli, difficilmente senza la didascalia saremmo stati in grado di ricondurre alla sua mano. Questo quindi è un pezzo interessantissimo. Nella didascalia però non viene fornito il nome della sede di produzione. Immagino invece che sia possibile ricondurre il tutto alla manifattura, alla sede di San Cristoforo di Milano. Questo perché? Perché poi è stato possibile trovare negli archivi di Varese l'atto di nozze di Scioli, datato al 1942. E in questo atto, oltre che indicare il nome della moglie, scopriamo che aveva ormai residenza a Milano, quindi è probabile che i contatti con la Richard Ginori dopo il trasferimento da Mondovì siano continuati ad esistere e che abbia a questo punto prestato servizio per la sede sui Navigli. Da questo documento sappiamo poi che nel 1935 ebbe un figlio nato a Ginevra. Ecco quindi che allora il gap tra il 33 e il 40 in qualche modo lo possiamo anche parzialmente coprire con un suo trasferimento in Svizzera. Non casuale, perché dall'atto di nascita di ormai 40 anni prima rispetto al documento di nozze, sappiamo che la famiglia di origine era di Pura, un comune in provincia di nel distretto di Lugano. Quindi i rapporti con la Svizzera erano molto forti per Scioli. Le ricerche si sono interrotte a questo punto, non è stato possibile poi capire dove si sia trasferito, se è rimasto a Milano o meno. E quindi in parte ancora un personaggio da definire e da scoprire. Spero che le ricerche future possano aiutare a risolvere le lacune rimaste. Grazie, grazie infinite Stefania. Devo dire che ha una grande ironia anche questo artista, e di sicuro il fatto che ci sia Conti comunque come direttore artistico nel periodo nel quale lui lavora a Mondovì per la società ceramica Richard Ginori, probabilmente non è un caso che ci sia anche questa ironia. Sì, ecco, allora abbiamo parlato di Mondovì, però adesso allarghiamo un pochino l'orizzonte e vediamo la situazione della Richard Ginori all'inizio del Novecento, cioè quando nel 1896 acquisisce lo stabilimento di Doccia, la manifattura Ginori, nasce la Richard Ginori, e l'anno dopo Mondovì, perché appunto Augusto Richard, l'erede della fabbrica Richard milanese, aveva una strategia ben precisa, che era quella di acquisire nuovi stabilimenti per diciamo avere una via via controllare tutto il mercato, eliminare diciamo così i concorrenti più piccoli e avere anche poi realizzare quindi delle economie di scala e di specializzare gli stabilimenti in diverse tipologie ceramiche. Per cui qui abbiamo, per così riassumere in un'immagine questa ramificazione dei vari stabilimenti, un fregio che si vede proprio a Milano, in via Ludovico il Moro, dove era lo stabilimento storico della Richard, nella località di San Cristoforo, che oggi è stata riconvertita come luogo di uffici per il terziario, per la moda. Ecco, si vedevano in quel fregio, Olivia, se mi puoi un attimo, gli stemmi in ceramica degli stabilimenti della Richard Ginori di quel momento, quindi Milano, Pisa, Mondovì, Doccia, e quindi lo stemma di Firenze.
Ecco, possiamo andare avanti. Appunto, in questi anni, siamo appunto all'inizio del Novecento, la sede centrale è comunque a Milano, a Milano si produce terraglia forte. Quindi, che cosa si faceva con la terraglia forte? Si producevano, possiamo andare avanti intanto, qui vediamo una medaglia con Augusto Richard e il padre Giulio, appunto, e vediamo che la principale, una delle principali tipologie di prodotto erano i servizi da tavola, ovviamente, in terraglia all'uso d'Inghilterra, come si diceva, decorata a stampa con decori molto spesso simili a quelli che si producevano proprio appunto in Inghilterra e che aveva un costo abbordabile ma aveva anche un grande effetto decorativo. Ma non solo, c'erano anche delle produzioni particolari come questa delle mole di corindone che vengono introdotte durante la Prima Guerra Mondiale perché erano prodotto tipicamente tedesco che con la guerra non si poteva più acquistare e quindi la Richard Ginori si inserisce anche in questo settore. E poi i servizi da camera, ricordiamo che i bagni con l'acqua corrente sono un lusso che si è diffuso piuttosto tardi. E quindi ancora si usavano tantissimo questi i bacili con l'acqua, l'acqua manile presenti in tutte le camere e poi le piastrelle perché comunque via via si stava diffondendo sempre di più l'utilizzo delle piastrelle sia per le decorazioni esterne e quindi anche eseguite su disegni di architetti, come qui vediamo questa villa dell'architetto Sommaruga, la villa Faccanoni a Sarnico, che ha un fregio in ceramica. Purtroppo non ho una foto del dettaglio, ma si vede in questo pannello, in questa tavola di un catalogo dell'epoca, uno dei due dettagli accanto al pannello con i gerani è proprio uno dei motivi di questo fregio e poi ancora decorazioni più semplici ma anche molto ampie come questo il tunnel del Quirinale molto, che fece molto scalpore all'epoca oppure decorazioni eseguite su disegno addirittura di Gio Ponti come queste bellissime venditrici ambulanti della Taverna Ferrario, cioè il ristorante della Borsa di Palazzo Mezzanotte a Milano e poi le piastrelle di serie, quindi c'è sempre una produzione di serie oltre che quella eseguita su commissione per progetti speciali e questa produzione di serie qui la vediamo nei disegni di Ponti, i tipici disegni con la sintesi, l'ironia, la leggerezza, l'eleganza che caratterizza Ponti. Questa produzione poi continua diventerà sempre più importante dopo la guerra con il boom edilizio, la ricostruzione negli anni 50 e 60 San Cristoforo si specializza come stabilimento proprio solo ed esclusivamente in piastrelle mentre altri stabilimenti come Lambrate che nel frattempo era stato acquisito produrranno i servizi da tavola e le stoviglie e vengono chiamati a disegnare queste piastrelle non solo Gariboldi che era il direttore artistico, il principale disegnatore della fabbrica ma anche esterni come ad esempio qui vediamo Emilio Pucci, quindi vengono coinvolti anche stilisti del mondo della moda ma anche ad esempio Gaia Lenti, Alberto Scarzella e poi Antonia Campi perché nel 65 la Ginori aveva acquisito anche la Laveno e quindi era entrata nella squadra anche il grande talento di Antonia Campi. Ma ecco, la mostra, per tornare un po'
a raccontare che cosa vedrete se verrete a Mondovì è soprattutto dedicata alle ceramiche moderne d'arte. Di queste produzioni abbiamo voluto dare un assaggio, ma poi la maggior parte delle sale sono proprio dedicate alle ceramiche moderne d'arte. Ceramiche moderne d'arte che sono un settore che verrà molto valorizzato e diciamo radicalmente riformato proprio da Gio Ponti, perché lui è per la prima volta dà un'impronta unitaria, coordinata, organica alle ceramiche moderne d'arte prodotte in questi tre stabilimenti, quello di Doccia, quello di San Cristoforo e quello di Mondovì per la prima volta, perché Mondovì in realtà prima faceva oggetti, cioè stoviglie di uso quotidiano, molto economiche, e non aveva una sua produzione d'arte. Quindi è proprio una novità introdotta da Gio Ponti. E quindi vedremo, ci sarà una sala tutta dedicata a Ponti, con appunto una attenzione a mostrare le differenze fra i vari stabilimenti, quindi la produzione più aulica, più preziosa di Doccia in porcellana, la produzione di San Cristoforo in terraglia forte, comunque è molto elegante, sempre su disegno di Ponti, ma più accessibile, più economica, anche con sculture modellate da artisti che Ponti coinvolge come Salvatore Saponaro e con pannelli sempre in piastrelle o comunque come questo che è un unico pezzo anche se sembra composto da più elementi che sono anche questo è un po' una specialità di Ponti, sono concepiti come dei quadri da appendere. Questo è particolarmente fantasioso e ironico, si chiama appunto la carta dell'illustre Europa amorosa con una mappa in cui in ogni paese sono indicati le coppie più famose, le coppie illustri, letterarie della tradizione. E dopo di lui sappiamo che Ponti è direttore artistico solo fino al 32-33, arriverà Gariboldi, che in realtà aveva iniziato come suo collaboratore, che quindi poi prosegue nel solco di Ponti, anche se molto giovane, era ancora molto giovane, quindi non ha questa forza, diciamo, di cambiare, travolgere l'impostazione che aveva voluto, che era riuscito a portare Ponti, ma continua su quella linea, soprattutto a San Cristoforo. Questo si nota in maniera molto chiara, cioè con Gariboldi le ceramiche d'arte saranno soprattutto una produzione di San Cristoforo. A Doccia ci sarà qualcosa, ma molto meno. E lui in questi anni che vanno dal 1933 fino agli anni 50, ai primi anni 50, disegna tantissimi vasi, soprattutto vasi e oggetti comunque decorativi a San Cristoforo, con un'inventiva, una fantasia, soprattutto plastica. Se Ponti era più decorativo, Gariboldi più, diciamo, attento al decoro, quindi alla decorazione con poche forme e molte varianti di decori, invece Gariboldi ama forse più lavorare sul rilievo, proprio sull'aspetto plastico. Anche perché questo comportava un costo più contenuto nella fabbricazione, perché non c'era tutto il lavoro della pittura, dell'applicazione, ma per lo più i suoi vasi sono in tinta unita o massimo bicolori. Possiamo vedere magari qualche esempio. Qui vediamo appunto dei pezzi particolarmente belli che vengono portati
alle triennali, quella a sinistra, la triennale del 1933, firmato, è un gruppo, appunto, anche qui vediamo questa, questa vena plastica, e l'altro con i fiori è dei primi anni 40. E continua ancora a sperimentare anche con effetti particolari di smalti, con cangiantismi, colature e forme piuttosto ardite, come questo vaso con questa sorta di tentacoli o proboscidi che vediamo qui, che è dei primi anni 50, ma siamo proprio alla fine di questa stagione. Poi la scelta della Richard Ginori sarà quella di abbandonare la produzione d'arte moderna e di concentrarsi sugli oggetti funzionali, quindi servizi da tavola oppure le piastrelle di cui abbiamo già parlato, e per quanto riguarda gli oggetti decorativi limitarsi alle riproduzioni in stile settecentesco, quindi attingere al repertorio storico della manifattura e soprattutto di Doccia. E poi, tra l'altro, negli stessi anni viene aperto il museo, il nuovo museo nel 65, e si punta molto quindi anche sul museo come luogo dove i pittori della fabbrica si possono formare per fare queste riproduzioni in stile. E così si chiude un po' un'epoca che era stata estremamente felice, feconda, ricca, ricchissima di oggetti che oggi più che mai continuano a essere collezionati, apprezzati e che in questa mostra potrete vedere in tutta la loro varietà. Speriamo appunto che si possa anche capire un po' il senso di questa mostra, è far capire la complessità di questo gruppo, del gruppo di quello che è stata la Richard Ginori, con tutta questa varietà estrema di articoli anche appunto molto utilitari, come gli isolatori, per esempio c'è tutta una parte che spesso non si considera, ma c'erano più stabilimenti che producevano solo quella, la Spezia, Rifredi, Livorno, e che hanno fatto la ricchezza della Richard Ginori, che permetteva poi anche di fare ricerca e di sperimentare nel campo delle ceramiche d'arte. Le opere che saranno in mostra, che ricordo che sono circa 170, mi hai detto poco fa, di cui 70 provengono dal Museo di Doccia, quindi un corposo nucleo che ricordo è ancora chiuso e che purtroppo rimarrà chiuso per i prossimi almeno 3 anni, perché sta subendo dei grandi lavori di ristrutturazione. E un'altra ventina dal Museo delle Ceramiche Internazionali di Faenza, più il resto delle opere provengono da collezioni private, per cui davvero un'occasione per vedere queste opere che poi ritorneranno nei rispettivi luoghi di appartenenza. Dunque, il Museo di Mondovì nasce 10 anni fa, a seguito di un'intuizione da parte di Marco Levi, che è stato l'ultimo proprietario di uno dei marchi ceramici più importanti, no, in città, che ha per primo intuito la possibilità di raccogliere una straordinaria esperienza artistica e industriale all'interno di un ente museale. Infatti a Mondovì, in età napoleonica, comincia la lavorazione di un tipo ceramico ideato nell'Inghilterra della rivoluzione industriale e la terraia, grazie all'intervento di due pionieri che arrivavano da Savona e dal Bissole. Dicevo, inizia a Mondovì la lavorazione di questo tipo ceramico e Mondovì, insieme a una serie di centri intorno
come Chiusa Pesio, Monbasilio e Vicoforte, e Villanova dà vita man mano ad un vero e proprio distretto industriale della ceramica. Distretto che nei documenti tecnici di settore viene definito a fine Ottocento uno dei principali centri ceramici d'Italia. E quindi capiamo anche la ragione, no, per cui la Richard Ginori nel 1897 decide di rilevare lo stabilimento delle Follone e dare l'avvio appunto alla lavorazione della terraia tenera a Mondovì. Il museo ha la fortuna di essere ospitato in un contenitore prestigioso che è il Palazzo Fauzzone di Germagnano. Il museo di Mondovì nasce in un momento in cui tutte queste fabbriche, tutte queste manifatture erano praticamente scomparse, perché adesso a Mondovì esiste un'unica realtà manifatturiera che con marchio storico continua questa produzione tradizionale appunto della terraia tenera sullo stile detto vecchia Mondovì. Insomma, e quindi la missione ovviamente è stata quella di curare e conservare questa eccezionale esperienza artistica e industriale. E nell'interpretare questa missione, il museo ha cercato di aprirsi attraverso progettualità differenti al tempo presente. Ecco, ad esempio, questa è l'immagine di una delle due sale multimediali sono all'interno appunto del percorso di allestimento permanente. Dicevo, il museo ha cercato di aprirsi al tempo presente facendo dialogare spesso con progetti site-specific gli artisti contemporanei, ad esempio questa che è una foto che riprende l'installazione di opere di Carlo Accardi in occasione della rassegna Polvere di Stelle. Questo è il lavoro di Cecil Kempering, un artista che ha svolto una residenza nel 2019, e questo è l'ingresso della cosiddetta UP, unità produttiva del Museo della Ceramica, che si è rivelato essere un progetto importantissimo nel corso degli anni, cioè negli spazi del museo è possibile produrre in questa unità produttiva realizzando tutte le fasi del ciclo produttivo ceramico, sia tradizionale e anche dallo scorso anno digitale. Infatti, grazie ad una campagna di crowdfunding abbiamo avuto la possibilità di acquisire una stampante digitale e mettere anche a disposizione questa strumentazione, ad esempio, agli studenti dell'Accademia Albertina. Infatti, da quando esiste l'unità produttiva, il corso accademico di arte ceramica dell'Accademia Albertina di Torino si svolge proprio a Mondovì. E con gli studenti abbiamo realizzato molti progetti all'interno del corso, ad esempio questo che compare è relativo all'anno dell'Expo, anno in cui abbiamo realizzato una mostra con frutti, ortaggi realizzati dal vero appunto dagli studenti dell'Accademia e che poi abbiamo anche messo in vendita, devo dire, no, nel corso, e raccogliendo fondi insomma per progetti sempre a favore insomma degli studenti. Io volevo chiedervi se nel lavorare a questa mostra avete avuto particolare predilezione per uno o due oggetti nella mostra, e quindi cominciando subito da te, Cristiana, ti chiederei qual è le opere sono scappare. Sì, sono straordinarie. E io ho scelto un oggetto molto semplice legato alla storia di Mondovì, che appunto è un piatto del cosiddetto servizio Paola, servizio che la Richard Ginori realizza negli anni 50 a Mondovì per circa 20 anni, un servizio che ha avuto un grandissimo successo, portando
un rinnovamento, insomma, attraverso da una parte il recupero di quello che era proprio il valore qualitativo e artigianale più importante della decorazione appunto fatta a pennello, che si era andata via via perdendo a favore di tecniche più seriali che permettevano insomma una produzione più veloce, no? E meno specializzata. Ecco, quindi il recupero di questo valore molto importante abbinato a forme di design e appunto fu un grandissimo successo questo servizio. Grazie a Oliva Rucellai sono stati ritrovati nel museo di Doccia tutta una serie di campioni, perché il servizio era composto, vi erano 20 varianti, no, all'incirca decorative, e appunto dicevo nel museo di Doccia Oliva Rucellai ha ritrovato proprio i campioni di un tipo, insomma, con le etichette, non so se si può ingrandire l'immagine, comunque con le etichette che riportano proprio le note colore di produzione, insomma, quindi direi un qualcosa di molto particolare che appunto in Mondovì non si era mai visto, ecco, per esempio. Quindi sì, sceglierei un oggetto di questo tipo per ricordare, insomma, questo servizio che devo dire era nella maggior parte delle case, soprattutto veniva utilizzato nelle seconde case di campagna e non solo. Grazie Cristiana. Invece Oliva, che cosa? Allora, io ho scelto questa figura di Madonna con Bambino di Fausto Melotti in Terraglia di San Cristoforo, che è un pezzo molto raro che abbiamo trovato in una collezione privata, che è trovato affascinante in sé per questa grande purezza di forme, molto, molto lineare, essenziale, rigoroso, e poi anche perché appunto una testimonianza degli esordi di Fausto Melotti, che era giovanissimo e ancora qui si esprimeva appunto con questo linguaggio figurativo e che poi cambierà completamente il suo stile, quindi insomma lo trovo un oggetto affascinante per più ragioni. E invece Andreina? Io invece avrei scelto questo piatto di Gio Ponti in porcellana dipinta con il fondo blu, il classico blu della porcellana stile impero, ma già utilizzato prima, quindi mi ricorda molti degli oggetti anche della manifattura di Sèvres e altri oggetti della manifattura Ginori dell'Ottocento, e soprattutto sono affascinata dalla pittura della tecnica punta d'agata utilizzata da Elena Diana, che è stata un'artista molto importante presso la manifattura Ginori, originaria peraltro di Bra, e questo insomma porta un secondo artista importante proprio della zona di Mondovì, direi, all'esposizione anche nella storia della manifattura Ginori, e Elena Diana, la cui abilità è stata riconosciuta da Ponti, che nel 1929 con una lettera a Richard chiede e anzi autorizza la possibilità di Elena Diana di firmare le opere da lui concepite e da lei portate avanti, una persona che resterà poi alla manifattura anche negli ultimi anni, dal 1961 in poi, dando proprio anche lezioni alla fabbrica di Sesto Fiorentino. Quindi tecniche antiche, antichissime in realtà, questa della punta d'agata, ma riportate in voga da Ponti in una maniera magistrale proprio su porcellana. Grazie Andreina. E Stefania invece? Io invece ho scelto questa scultura intitolata L'aria,
è un'opera della primissima fase della Richard Ginori, perché è un'opera dei primissimi anni del Novecento, quindi dopo l'acquisizione da parte della manifattura Richard della sede di Sesto Fiorentino. E ho scelto questa probabilmente anche perché sono reduce da una serie di lezioni dedicate a Liberty all'università, quindi sicuramente sono nello spirito Art Nouveau e di rinascita delle arti all'inizio del Novecento. E questo è un oggetto che la rappresenta perfettamente, questo spirito di rinnovamento, questa necessità di cambiare, di lasciarsi l'eclettismo alle spalle e di trovare invece una linea nuova che possa rappresentare la modernità in tutti i suoi aspetti. Certo, ci piace molto finire questo incontro con questa immagine con le braccia in alto, proprio di bellezza e di andare avanti, di positività. Allora, io a questo punto davvero vi ringrazio e chiedo se c'è qualche domanda, se c'è qualcuno che ha piacere di approfittare della vostra presenza. Ci sarà io che vorrei parlare, sono Anna Margherita Jasink, la nipote di Elena Diana, e ho vissuto con lei sempre finché non mi sono sposata. E abbiamo ora raccolto, ormai che siamo vecchi, abbiamo ripreso tutte le opere di, come sa bene Oliva, di mia zia, e ho scritto un libro molto personale in cui parlo della storia della zia, della storia di vita. Lei ha detto è nata brava, ma io so tutta la storia della vita della mia zia, perché sono felicissima di essere venuta qui. Oltretutto lei ha parlato anche di quel vaso che Gio Ponti e della lettera di Gio Ponti, che dice che alcune delle cose appunto ad Agata praticamente le faceva mia zia. E certo, mi piacerebbe venire a vedere la mostra all'Accademia di Modena. Quanto rimarrà aperto? Abbiamo detto fino al 3 ottobre. Comunque, grazie a tutti e buona serata.